Quando recita Lo straniero di Camus, a volte il corpo diventa più importante della parola. Negli intervalli musicali, per esempio, le sue espressioni del viso sottolineano quell'estraneità alla vita, alla società. Che strada personale ha scelto per passare dal corpo dello scrittore al corpo della scena? Non c'è mai una separazione tra il corpo e la voce. La voce, anzi, è la parte più segreta del corpo. Non essendoci distanza, tutto quello che accade, accade perché ha a che fare con un corpo. Le parole che vengono, questo è il motivo per cui questa rassegna che sto presentando in questi giorni al Teatro Vascello ha come titolo L'autore e il suo doppio. Le parole degli autori non si sono depositate magicamente su una pagina scritta, ma provengono da corpi che sono corpi molto precisi. Il corpo di Camus è il corpo di Camus, il corpo di Pasolini era il corpo di Pasolini, il corpo di Testori è ancora un'altra cosa. Da questi corpi le parole hanno transitato occasionalmente per una pagina scritta, stendendosi in una dimensione orizzontale, con l'unico scopo di essere lette e trasmesse. Quando le riportiamo al corpo, in questo caso a un corpo di scena, suonandole ad alta voce, compiamo il gesto più naturale che si possa compiere. E quindi anche nel caso dello straniero di Camus, l'apparente immobilità del corpo di scena in realtà è appunto assolutamente apparente, perché il corpo anche in una situazione statica raggiunge una temperatura, un dinamismo interno e diciamo una condizione di grande turbolenza anche in assenza apparente di movimento. La voce del protagonista Merceau è un parlare dell'anima. A differenza degli altri personaggi, tutti molto caratterizzati, lui sembra privo di mediazioni, perché, come direbbe Camus, non gioca il gioco sociale. Ecco, come ha trovato questa voce? Senza pensare, come qualche volta mi accade, a una suggestione esterna. Io sono un grande appassionato di voci, nel senso che sono fin da bambino sono stato voracemente curioso di cercare di capire perché una persona parla in una maniera diversa rispetto a un'altra, no? Come si forma il suono nel suo corpo e che cosa racconta la voce di una condizione dell'animo. Ecco, io ho sempre avuto questa grande passione e quindi anche all'ascolto. In questo caso non ho cercato di riportare in scena qualcosa che avevo già ascoltato, ma ho cercato di mettere ancora una volta il mio corpo in una condizione di maggiore libertà possibile, di maggiore abbandono e di aspettare che nascesse dalla suggestione del testo una voce. È arrivata questa, io non so dire se questa sia una voce giusta o sbagliata, se sia o no la voce di Merceau, se sia la voce a cui Camus pensava quando scriveva e inventava questo impiegato di Algeri che attraversa la sua vita con appunto apparente distacco e indifferenza da qualsiasi cosa. Io so che quella è la voce che è nata in questo processo ed è un processo molto sincero, puro, quindi per me quella è la voce che deve esserci. È difficile per un attore incarnare un personaggio la cui caratteristica principale è il non saper mentire. Nel caso di Merceau, il non saper mentire è legato a una condizione di ineluttabilità, non a una condizione etica, cioè Merceau non mente e non riesce a mentire neanche nel quotidiano, neanche nelle piccole cose, neanche nei suoi rapporti con le donne, perché non può fare altrimenti, ma non perché, come dire, si sia imposto in nome di qualcosa immanente o trascendente di dire la verità. Quindi quello che io cerco di fare con questo personaggio è semplicemente riportarlo in mezzo a una comunità a raccontare la sua storia. Portare in scena anche Ragazzi di vita di Pasolini. Tra lei e quest'autore è una lunga storia. Sì, io dico spesso che Pasolini e Gadda sono due grandi passioni, sono due officine di lavoro sempre aperte. Sono autori su cui torno con una forza di attrazione quasi magnetica. Poi Ragazzi di vita in particolare nasce da una suggestione ricevuta durante la lettura integrale di fatto del romanzo per Emons Audiolibri, per i quali avevo letto anche integralmente il pasticciaccio di Gadda e per i quali ho finito di registrare Il turno cileno di Bolaño, e da quella lettura integrale mi è venuta una gran voglia di
prendere sei zone di questo testo. Ognuno di questi sei blocchi è preceduto e seguito da alcuni frammenti che vengono invece da altri materiali e che vengono in particolar modo dal mio primo spettacolo storico, una specie di cadavere lunghissimo con la regia di Giuseppe Bertolucci. Ecco, come si rapporta con il linguaggio mimetico di questo che potremmo per così dire definire romanzo di deformazione pasoliniano? In quel caso c'è una coralità, mentre Meursault, intanto Lo straniero è l'unico dei quattro testi a darmi la possibilità di sprofondare interamente in un personaggio, perché Camus lo scrive tutto in prima persona, cioè è solo Meursault che racconta. In Ragazzi di vita, come nel Dio di Rosario, come nei racconti di Cortázar e Bolaño, invece c'è un passaggio continuo dalla terza persona, da quella che convenzionalmente è la voce del narratore, a quella dei personaggi, e quindi c'è un gioco che mi piace moltissimo fare. In questo caso l'attore è il doppio dell'autore, quindi la voce è quella di Pasolini e il corpo è il mio. Cerco di restituire questa coralità di voci che parlano una lingua che non esiste più, che è il romanesco delle borgate del secondo dopoguerra fino agli anni 50. Insieme a Ragazzi di vita, un altro testo ambientato nel secondo dopoguerra, Il Dio di Rosario di Giovanni Testori. Ecco, cosa la affascina di quel periodo italiano? Mi affascinano tante cose, perché è la nostra storia e nulla del presente è comprensibile se non anche alla luce di quello che siamo stati. Quando feci il progetto con Giuseppe Bertolucci, Gadda e Pasolini, Antibiografia di una nazione, l'idea era proprio quella di capire attraverso questi due attori cosa eravamo, cosa siamo diventati o cosa in fondo siamo sempre stati. Anche Il Dio di Rosario offre un'opportunità quasi miracolosa. Testori è un uomo di teatro che scrive il teatro, nonostante questo sia il suo esordio letterario, quindi questo sia un romanzo, ma una scrittura totalmente carnale, totalmente abitata, era proprio il suo manifesto per il teatro, era proprio tutto fondato su questa riscoperta in scena di una sorta di rito antico e primitivo, un rito che è anche un rito sacrificale, che l'attore, come dire, offre il suo corpo in scena per raccontare qualcosa, un frammento della condizione umana. In questo caso c'è una irresistibile corsa in bicicletta di due ciclisti. Pessina, detto il Dio di Rosario, che è un astro nascente di una società lombarda di ciclismo, il campione, e il Consonni, che è il suo gregario. In questa gara il Dio di Rosario, cioè il campione, si macchia di una terribile scorrettezza, cioè fa uscire fuori strada il suo gregario, causandone la caduta e causandone accidentalmente la perdita di coscienza, perché sbatte contro un sasso e cade in una condizione di istupidimento. Il primo capitolo del Dio di Rosario viene raccontato da questa voce istupidita del gregario, che ripercorre nella sua testa questa corsa e quello che è accaduto. Il libro è un altro formidabile apologo su un'innocenza perduta e su quello che stava succedendo al nostro paese, no? Molto semplicemente, molto banalmente, diciamo, a quei connotati di furbizia, di piccola furbizia, di piccolo arrivismo, di arrivare al successo e alla meta a ogni costo, a costo anche di altre vite umane. Il Dio di Rosario di Giovanni Testori è una costruzione narrativa non semplice, un linguaggio, un fraseggio complessi. Ecco, ma parlando appunto di costruzioni narrative non semplici, arriviamo anche a Julio Cortázar. Perché questo autore, insieme a lui il cileno Bolaño? Cortázar è un grande maestro della scrittura latinoamericana, mi ha affascinato da tanti anni, continua ad affascinarmi per questa impareggiabile capacità di tenere insieme i vivi e i morti, il quotidiano nelle sue piccole pieghe e nei suoi piccoli andamenti, per spalancare a ogni angolo delle voragini improvvise in cui i personaggi sprofondano come entrando in una terza dimensione, con un'ironia. Sono racconti molto divertenti che lasciano però un senso di, anche di grande inquietudine per quello che raccontano. Bolaño riconosceva in Cortázar, come Borges forse prima di tutti, uno dei suoi maestri, e quindi ho pensato di costruire questo omaggio a Julio Cortázar lavorando anche su tre piccoli racconti di Bolaño che vengono da Detective Selvaggi. È stato uno dei suoi primi lavori pubblicati in Italia, prima da Sellerio e ora da Adelphi, una bellissima traduzione di Ilide Carmignani.
È l'ultimo appuntamento di questa piccola mappa teatrale e letteraria che mi piaceva anche avesse un finale esotico, nel senso uscire dalle latitudini dell'Europa ed entrare in un altro tipo di scrittura, in un altro tipo di dimensione. Ultima domanda, cinema e teatro, lei ha questi due amori, secondo lei qual è il loro stato di salute oggi in Italia? Questo è un discorso veramente complesso e lungo, anche molto difficile sfuggire dalle pieghe del lamento periodico, no? Cioè, io credo che ci sia tutto sommato una buona forma di vitalità che riguarda le persone che fanno teatro e che fanno cinema. Quello che manca è un'idea comune che riguarda anche il modo in cui si guarda al mondo dell'arte, diciamo, dell'espressione artistica. Temo che, diciamo, sia molto difficile ribaltare un pensiero devastante che è quello che lega il cinema, il teatro, la danza, no, all'idea di tempo libero. È come se fosse difficile scardinare questo odioso pensiero, no? O come se esistesse un tempo delle cose serie, che è quello della produzione e del consumo, e quando si sono finite di fare le cose si va nel tempo libero, no? Allora, se questa è l'idea, è ovvio che lo stato di salute, diciamo, generale per quello che riguarda, ad esempio, quanto lo Stato veste cultura e quanto una comunità spesso senta queste forme d'arte come indispensabili alla crescita di una collettività, di una comunità, ecco, questo è sicuramente sempre molto faticoso, cioè siamo sempre in difetto, perché se quello è tempo libero, è ovvio che lo sguardo dello Stato sarà sempre uno sguardo rivolto all'ultima ruota del carro. Prima ci sono cose più importanti, poi c'è il teatro, poi c'è il cinema, però per quello che riguarda invece i soggetti attivi, io credo che sia un buono stato di vitalità.